Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e su FTSE MIB per il 30 di giugno. Oggi è una giornata fondamentale perché si definisce la candela di chiusura del mese e quindi facciamo una cosa interessante. Passiamo al grafico a candele giornaliere e portiamolo primo mese. Che tipo di candela stiamo facendo? O una doji, quasi doji ovviamente, oppure qualcosa di diverso, sembra una shooting star, interessante. Portiamolo a livello settimanale. Nulla di particolare però questo trend a rialzo per ora viene bloccato e inficiato da una e due candele che sono sempre molto simili eventualmente a delle doji. E questa persino potrebbe essere una shooting messa in un posto sbagliato, per cui tra virgolette fa poco testo. Certo non è un segnale di forza, ok? Questo per quanto riguarda, come detto, il DAX a candele non soltanto più giornaliere ma anche settimanali e mensili. Per oggi che cosa mi aspetto? Mi aspetto che eventualmente si possa valutare ad un certo punto una chiusura di T-1 con eventuale short e che, vista appunto anche le candele giornaliere, si provi però a dare un'ultima spinta su questo secondo T settimanale. Per cui attenzione massima, appunto perché è un fine mese e perché oltretutto qua continuiamo ad avere un livello resistivo che, come vedete, è estremamente importante. Ci ha già respinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sacco di altre volte questo livello qua, ok? Ci passano molte medie mobili, quindi attenzione, si possono utilizzare per eventuali scalpate short piuttosto che, se in rottura, per eventuali valutazioni di long. Altra cosa interessante, focus, questo è il terzo T-3. Stiamo andando ora in chiusura dello stesso che sarebbe arrivato a 30 barre, oppure ha già chiuso qui a 22, che su DAX può, ed è ripartito il quarto. Anche questo va visto, va controllato. Inverso, dato che non è possibile che il quarto T-3 inverso sia arrivato fino a qua, 48 candele, e noi abbiamo un 28 candele, eventualmente 37, perché questo massimo 12192 194, sì, è qua in realtà, e qui iniziamo per le 14. Qui abbiamo un quinto T-3 inverso già vincolato a ribasso, quindi a rialzo di indice, che va sfruttato. Siamo solo a 15 barre. È vero che andando molto vicini alle 22 e iniziando ad operare dalle 10.01 avremo pochi margini, però anche questo può essere utilizzato per un eventuale long. Se noi avremo conferma della chiusura del terzo T-3, dovremo ancora chiudere il nostro quinto T-3 inverso vincolato a ribasso? Non ci sta, ok? Per cui questi sono i ragionamenti che dovete sempre fare, ragionamenti che passano dalla teoria all'operatività, in modo da andare a capire uno possibile target, 12.328 raggiungibile tranquillamente. Successivamente in rottura, beh, spazi ce ne sono e ce li darà sicuramente il nostro algoritmo che si è già messo a lavorare questa mattina presto.
poi tutte le altre considerazioni del caso. E attenzione, mi raccomando, raccordi a tutto il resto, perché abbiamo visto questo raccordo abbastanza infamuccio ieri, ok? Ma fine mese, quindi attenzione anche a quello. Per quanto riguarda invece il Fuzzy Nib, di nuovo considerazioni molto simili. In questo caso potremmo tranquillamente aver avuto una chiusura di terzo T-3 a 30 barre in questo momento, o potremmo essere in chiusura. Successivamente, anche in questo caso, dato che il quinto T-3 inverso è partito qui ed è arrivato a sole 15 barre, attendiamo di vedere che pasticci vogliono fare, poi valutiamo eventualmente un long. D'accordo? Anche qui i target in questo caso sono già stati raggiunti. Un altro target, senza ancora stare a guardare l'algoritmo, potrebbe essere il 19.673. Però attenzione, perché è fine mese, guardate che candela che sta facendo. Ecco perché aspettavo quest'oggi. E ho voluto fare il mio intervento dalle 9.01 in avanti per avere il mercato che si muove. È interessante farlo, possiamo farlo tranquillamente perché raramente operiamo prima delle 10.01, oppure se stiamo operando è perché siamo già andati in overnight e dobbiamo chiudere semplicemente l'operazione se fosse il caso. Vi ringrazio per l'ascolto, se l'analisi vi è piaciuta mettete un like, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanella per sapere quando verrà postato il prossimo video. E auguro a tutti una splendida giornata. La mia sarà splendida proprio perché ho già deciso così. Arrivederci.